cosa succede qui? Questo è uno spazio di sperimentazione su un progetto di prevenzione di contrasto al gioco d'azzardo rivolto in modo particolare ai ragazzi delle scuole. Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe, sono un seminarista del Seminario Pontificio Romano. Oggi abbiamo trascorso qui una giornata ad Ostia parlando di un tema molto importante che è il gioco d'azzardo. E abbiamo visto come questo gioco, che in realtà non è un gioco, rappresenta un vero problema che è presente nella realtà romana, che sta colpendo un sacco di giovani, ma soprattutto anche famiglie, e causando forti distruzioni delle famiglie. Per cui con due esperti, Antonio Mira, due giornalisti, Antonio Mira e Cefaloni, abbiamo affrontato la tematica ed è stata una possibilità anche per noi giovani seminaristi di poter conoscere questa realtà in modo più approfondito. Abbiamo la possibilità di stare qui in questa sala confiscata alle mafie a Roma, a Ostia, e quello che possiamo constatare è uno spazio che è sottratto a quello che è la socialità, è uno spazio offerto alla filiera del denaro che crea altro denaro, che entra dentro la vita delle persone, che estrae profitto dalla vita, dal corpo vivo delle persone. Questo luogo così che è stato riconquistato si manifesta per quello che è, un luogo dove non c'è comunicazione con l'esterno, dove non c'è neanche un orologio, dove si perde la dimensione spazio-temporale e si entra dentro una condizione che predispone verso la dipendenza. Questi sono luoghi che vengono incentivati e che vengono diffusi sul territorio con una prossimità che sa di ossessione e di incentivazione all'azzardo. Questo è quello che accade in Italia secondo una linea politica che è prevalente e trasversale purtroppo a tante realtà. Molto spesso sono i sacerdoti, i parroci, la prima ciambella di salvataggio per i giocatori patologici, a cui chiedere aiuto loro stessi o le loro famiglie, e quindi sono i sensori di questo fenomeno drammatico. Quindi è molto importante che chi si sta preparando per questa scelta di servizio sappia esattamente chi ha di fronte, quali sono i suoi problemi, da dove vengono questi problemi e le possibili risposte che possono essere date o direttamente dalla parrocchia o attraverso il mondo associativo, il mondo del volontariato, le stesse istituzioni. Non è un problema secondario, è un problema in crescita che si rapporta con la questione della gestione del denaro, con la questione dell'usura, con la questione della criminalità organizzata. Quindi è veramente importante che di questo tema, questi temi, chi si prepara a questa scelta molto importante che lo porterà in contatto con tante persone, possa avere degli strumenti per poter dare delle risposte che vadano oltre comunque ad aprire la porta e dare un aiuto.